questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa giacchetta kimono che io ho deciso di chiamare Stella. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato due tipi di filati che sono il Jacqueline della Mondia e il Topless della Mistrico Filati. Due filati molto diversi tra di loro. Sapete che il Topless viene utilizzato soprattutto per poter fare costumi e copri costumi estivi, mentre lo Jacqueline è un filato misto tra micofibra e cotone e quindi anche un po' più elegante. Però, come potete vedere, l'unione tra i due filati è perfetto. Per quanto riguarda la taglia, questa è una taglia S e io ho utilizzato 200 grammi del Jacqueline e 100 grammi del Topless, anche se in realtà il secondo gomitolo del Topless mi è servito soltanto per fare un ultimo giro sotto e rifinire con un giro di maglie basse l'apertura della giacca e le maniche. Quindi, se siete una taglia M, io vi consiglio 250 grammi dello Jacqueline, 100 grammi del Topless. Per una taglia L invece vi consiglio 300 grammi del Jacqueline, 150 grammi del Topless. Naturalmente, se a differenza mia volete fare le maniche più lunghe, volete che si stringa di più o la volete più lunga, anche se siete una taglia S dovete andare a comprare almeno tra i 100 e i 150 grammi in più per ogni colore. E come sempre, questa giacchetta potete farla anche soltanto di un unico filato, quindi se intendete utilizzare lo Jacqueline andate a prendere lo stesso quantitativo che dovete prendere del Topless, ma con lo Jacqueline. E se non volete dare troppa rigidità alla giacchetta, ma la volete più morbida, vi consiglio di utilizzare come filato il Miami Lux, che lo trovo perfetto, o il canna da zucchero. Se invece volete dargli comunque rigidità ma non la volete troppo elegante, allora io vi consiglio di andare a utilizzare il filato Casba. Per quanto riguarda la lavorazione, come vi ho accennato, questo è un kimono giacchetta, nel senso che la lavorazione non parte dal basso, parte dall'alto, ma andiamo a realizzare innanzitutto le maniche. Quindi si va a fare un lungo rettangolo dietro che parte da braccio a braccio, così dietro lo vedete meglio, e poi, senza fare alcun tipo di cucitura ma riprendendo la lavorazione, si va a lavorare dalla parte alta sul davanti, in modo tale appunto da poter creare le maniche e lasciando libero lo spazio per lo scollo. Quindi si lavora prima una parte qui davanti e poi una parte davanti, ripetendo lo stesso numero di motivi che abbiamo realizzato dietro. Una volta fatto ciò, si va a lavorare tutto il corpo della giacca a giri di andata e ritorno, quindi alla fine noi abbiamo un'unica cucitura che si trova qui sotto al braccio. La particolarità di come mi sono divertita nel realizzare questa giacchetta è stato l'abbinamento dei due colori. Non volevo dare troppo risalto al bianco, ma volevo anche stupire, e come potete vedere, quando io mi trovo con le mani basse, il bianco si vede solo qui in alto, in basso e quindi dietro, ma sapete, io gesticolo molto, se alzo un po' le braccia si vedrà il bianco sotto. È una particolarità che mi piaceva dargli questo effetto, per questo ho deciso di realizzare in questa maniera. Una volta fatto il corpo della maglia, sono andata soltanto a rifinire la giacchetta con un semplice giro di maglie basse attorno a tutto lo scollo, all'apertura e intorno alle maniche, anche per nascondere un po' meglio i fili. La lavorazione comunque è semplicissima, sono quattro giri che vanno sempre ripetuti e creano questa trama un po' forata, però veramente elegante. Quindi è una giacchetta versatile che può essere usata sia sopra un bel vestito, e sapete che io in estate indosso molte delle mie creazioni come vestito, quindi non volevo la giacchetta troppo chiusa, in modo tale che comunque la lavorazione del vestito che indosso si possa vedere. E poi preferisco in estate, non è che preferisco, ma in estate io soffro l'umidità soprattutto sulla schiena e sulle spalle, quindi mi va bene che mi arrivi qua sotto in modo da coprirmi la schiena, perché questo vestito tipo che sto indossando dietro è aperto, e che mi copra le spalle, perché vedete anche in questo caso la lavorazione di questo vestito è comunque alla scuola all'americana. Quindi mi va perfetta per poter coprire le mie spalle. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per realizzare la nostra giacca kimono, io ho deciso di utilizzare il filato della Mondia Linea Jacqueline. Ho scelto questo blu con sprazzi di bianchi, a cui alternerò il filato della Mistrico Filati Linea Topless color bianco. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6, a cui poi vanno aggiunte 3 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Si va a lavorare il pezzo iniziale, ossia un lungo rettangolo che va da un braccio all'altro. Per mettere la misura, io ho deciso di andare da sopra il gomito fino al sopra l'altro gomito dell'altro braccio e perciò monterò 147 catenelle, ossia 144 che è un multiplo di 6, a cui vanno aggiunte appunto le 3 catenelle, mentre qui vi farò vedere soltanto un piccolo campione. Quindi mi raccomando, se volete fare le maniche più lunghe, dovete misurare dove volete far arrivare queste maniche e montare tante catenelle fino ad arrivare a quella misura. L'importante è che vi ricordate di aggiungere quelle 3 catenelle finali che vi servono per avere l'inizio uguale alla fine. Detto ciò, vi posso far vedere come realizzare il nostro primo giro. Ah, io lavorerò con l'uncinetto del numero 4 e andiamo a lavorare 2 catenelle che sono strappa prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, vado nella salto le prime 2 catenelle di base, quindi 1 e 2, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Continuo così per tutto il mio primo giro, quindi 2 catenelle, si saltano 2 catenelle di base, si entra nella terza e si va a fare una maglia alta. Continuo così quindi per tutto il mio primo giro. Ho terminato il primo giro, mi raccomando, prima di passare al secondo, contatevi le maglie alte. Dovete avere un numero dispari di maglie alte. Se avete un numero pari, togliete l'ultima maglia alta e le ultime 2 catenelle, perché altrimenti non vi trovate al giro successivo. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro giro successivo e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella maglia alta di base e vado a fare altre 2 maglie alte. Una, rientro 2. Maglia bassa nella maglia alta successiva. Prendo il filo, quello che faccio adesso lo ripeterò per tutto il giro. Vado nella maglia alta successiva e realizzo 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi maglia alta successiva, vado a fare 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro, 5. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa. E di nuovo, maglia alta successiva, 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e 5. Maglia alta successiva, vado a fare una maglia bassa. Continuo così per tutto il mio secondo giro. Termino il secondo giro, prendo il filo, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, quindi salto 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e 3. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi una, due, tre, 2 catenelle di separazione, una, due, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2,
prendo il filo, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi scusate, mi tiro un po' di filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, faccio questo per tutto il terzo giro, termino il terzo giro andando a fare una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Quarto e ultimo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare direttamente dove ho la maglia alta una maglia bassa. Se voi preferite potete alzarvi con una catenella e poi andare a fare una maglia bassa. Io preferisco andare direttamente dove ho la maglia alta e fare una maglia bassa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5, maglia bassa sopra la maglia alta successiva, prendo il filo e di nuovo 5 maglie alte nella maglia alta successiva, 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia alta, una maglia bassa nella maglia alta successiva e di nuovo 5 maglie alte nella maglia alta successiva, 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia bassa nella maglia alta successiva e di nuovo le nostre ultime 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ups, scusatemi. E 5. Si fa questo quindi per tutto il quarto giro e andiamo a terminare il quarto giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassa. Quindi questi sono i quattro giri che andiamo sempre a ripetere. Adesso vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo dove abbiamo la terza delle 5 maglie alte e facciamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nella terza maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. E si continua. Quindi questo è il nostro motivo. Mi raccomando, ricordatevi, per ricordarvi bene a che punto siete, che nel secondo giro dovete iniziare con 3 maglie alte, mentre nel quarto si inizia con la maglia bassa, in modo da alternare i nostri questi sorta di ventagli. Detto ciò, quindi vi ripeto, io lavorerò questo pezzo, il pezzo deve essere lavorato in lunghezza, scusatemi, in altezza, quindi non in larghezza ma in altezza, e deve essere un pezzo che vi copre le braccia, quindi se le vostre braccia misurano per dire 5 centimetri di altezza, dovete, e così anche le spalle, dovete lavorare per 5 centimetri, cosa impossibile. Comunque io vi dirò naturalmente quanti motivi ho lavorato per poter fare poi naturalmente anche gli scalfi, e vi farò vedere poi come lavorare il pezzo avanti, perché questo è il nostro pezzo dietro, ma a differenza di
quello che facciamo solitamente con le maglie, dove costruiamo un rettangolo uguale anche sul davanti, questa volta lavoreremo in maniera diversa proprio perché stiamo lavorando una giacca. Ho terminato la mia striscia e ho ripetuto il motivo per 3 volte con i Jacqueline, una volta con il topless. A questo punto posso andare a mettere i marcatori per poter lavorare qui in alto e scendere poi per il kimono. E sono andata a fare in questa maniera, sono andata a contarmi i miei quadrati. Io ne ho un totale di 47 e ne ho messi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Da questa parte, 18 da quest'altra parte, lasciando quindi questi liberi. Io adesso tornerò a lavorare sempre il mio motivo, però partendo qui dall'alto, quindi non dal basso ma qui dall'alto, e vi faccio vedere subito come. Io qui naturalmente questo lo devo contare come primo giro perché abbiamo le maglie alte separate da una catena e da 2 catenelle, quindi io mi aggancerò qui e andrò a fare direttamente il mio secondo giro, dove ho all'inizio, vi ricordo, sono 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa. Vado nella maglia alta successiva e invece vado a realizzare le mie 5 maglie alte. Così evitiamo di fare una cucitura. Quindi adesso andremo a lavorare normalmente il nostro giro e termineremo qui facendo le nostre 5 maglie e le nostre 3 maglie alte. Ah, giustamente, quando andate a mettere i marcatori, tenete presente che noi stiamo lavorando in su multiplo, quindi dovete fare in modo che il marcatore qui dove finite di lavorare sia in corrispondenza dove avete qui 5 maglie alte, quindi non qui dove avete la maglia bassa ma qui dove avete le 5 maglie alte, in modo tale che lavorando il secondo giro da quest'altra parte qui finirete con le 3 maglie alte. Stessa cosa quindi da quest'altra parte, ma qua dovete mettere lo stesso numero di quadrati. Dovete essere sempre attenti che il marcatore vada subito dopo la maglia alta sopra le 5 maglie alte, in modo tale da poter iniziare con le 3 maglie alte e terminare con le 3 maglie alte. E poi lavoreremo lo stesso numero di motivi, quindi un totale di 4, 3 con Jacqueline e 1 con il topless, per poi scendere. Quindi lavoreremo sia da questa parte che da quest'altra parte, lasciando invece qui il centro libero. Poi vi farò vedere come continuare la lavorazione. Nel frattempo, quindi, vi ricordo, i giri sono sempre quelli, non cambia niente, cambia solo che andiamo a lavorare su un pezzo più piccolo, ma i motivi sono sempre, i giri sono sempre quelli, i motivi da fare sono gli stessi di questo rettangolo, solo che lavorando in questa maniera noi evitiamo una cucitura in più rispetto a quelle che facciamo solitamente. Allora, ho realizzato sia questa parte che quest'altra parte, lavorando, come vi avevo detto, i miei 4 motivi. E poi sono andata a cucire sotto, cucendo per 10 dei miei quadrati. Quindi io qui ho i miei quadrati, ho cucito per 10 quadrati e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altra parte, in modo da creare le maniche, il dietro e il davanti della mia kimono. E adesso possiamo andare a lavorare il corpo del nostro kimono, e io naturalmente ricomincerò qui dal bordo e continuerò a lavorare riprendendo il mio filato Jacqueline e andrò a lavorare il secondo giro, perché questo abbiamo il primo giro, perché vi ricordo che io ho fatto il motivo, quindi questo risulta qua essere il mio primo giro, e quindi vado a lavorare in questa maniera. Vado a fare le mie 3 catenelle, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2, e vado a lavorare normalmente. Vi farò vedere come ho fatto poi per arrivare a lavorare quando arrivo dove ho la cucitura delle maniche, in modo tale da farvi capire come lavorare anche in questo caso. Comunque io continuo a lavorare normalmente il mio secondo giro fino ad arrivare dove ho cucito la parte sotto della manica.
Sono arrivata dove ho cucito sotto le braccia, quindi vado dove ho la cucitura e realizzo le mie 5 maglie alte, perché vedete io qui ho la maglia bassa, quindi qui vado a realizzare le 5 maglie alte. Se voi invece qui avete le 5 maglie alte, dove io sto andando facendo, dove io vado a fare le 5 maglie alte, voi invece fate la maglia bassa. Quindi non vi preoccupate se come me qua non vi trovate la maglia bassa, ma vi trovate le 5 maglie alte. L'importante è che poi quando andate a lavorare qui lavorate la maglia bassa invece che delle 5 maglie alte che sto facendo io, perché voi dovete continuare a lavorare normalmente il vostro giro. Quindi vado a fare le mie 3 maglie e le mie 5 maglie alte, 3, 4 e 5. Vado direttamente qui dove ho la maglia alta libera e vado a fare la mia maglia bassa e procedo la lavorazione normalmente. Ripeto, se vi trovate che qui dovete fare la maglia bassa, andate a fare tranquillamente la maglia bassa e poi procedete con le 5 maglie alte. Quindi continueremo così, quando arriverò da quest'altra parte stessa cosa, andrò a fare le mie 5 maglie alte qui e terminerò il giro con le 3 maglie alte, quindi il secondo giro si termina normalmente e poi continuerò a lavorare normalmente i miei giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Non credo che ripeterò di nuovo il motivo con il bianco, mi piaceva dare solo lo stacco prima di mettere i marcatori, anche per farvi vedere meglio come si lavora. E quindi continuerò adesso la lavorazione normalmente solo con il Jacqueline e deciderò poi quanto farla lunga, se fare un kimono che arriva alla vita, un po', quindi un po' più particolare, invece lungo, devo decidere. Comunque naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e alla fine vi dirò, come sempre a inizio del video lo vedrete, quanto filato ho utilizzato. Allora, ho terminato la mia giacchetta kimono. Allora, io ho realizzato il motivo dallo scalfo fino a sotto 7 volte con il mio colore del Jacqueline e poi l'ultimo motivo sono andata a farlo con il bianco, però mi sono fermata a non fare l'ultimo giro in modo del motivo in modo tale che sotto venisse questo effetto ondulato. Quindi ripetiamo 7 volte il motivo con il Jacqueline, l'ultimo motivo con il topless bianco, senza però fare l'ultimo giro in modo da avere l'effetto ondulato. Per rifinire la giacchetta sono andata a fare poi un giro di maglie basse sia intorno a tutto lo scalfo sia qui dove ho le maniche, in modo tale da coprire tutti i fili. Per fare il giro di maglie basse è molto semplice, io ho fatto una maglia bassa nella maglia alta orizzontale e naturalmente dove ho la maglia bassa, sempre orizzontale, e gli archetti di separazione tra le maglie. Quindi è venuto questo bordino. Ho fatto solo un giro perché volevo soltanto rifinirlo, non volevo fare più giri, mi va bene un giro solo, quindi si può dire che la nostra giacchetta è terminata.